Applausi da parte della sezione. Francavilla in attacco, Leopizzi non la prende, sezione ancora Francavilla in attacco, riesce a sventare la difesa granata. Ancora riesce la difesa granata, tocca però il giocatore del Francavilla e Leopizzi batterà. Ribatterà dal fondo. Intanto Corvino sta per rientrare in campo di ripresa. Lo vediamo sullo sfondo. Permesso accordato. La regala al Francavilla. Numero 10, numero 8 per Francavilla, la granata direttamente fuori dallo stadio. Dice l'arbitro. Non riusciamo a vedere però come sarà è uscito, non sappiamo chi è uscito. Vado laterale ancora il Francavilla direttamente il fondo. La vita rientra dopo, non appena passato. La prende il numero 5 al Francavilla, ora ancora il Francavilla che attacca col numero 4. Attenzione, è bravo a prendere palla e a rilanciare per Garas. Garas protegge palla. Si lotta, si gioca a centro, faccio di punizione a favore dell'altro. Deveron, Rodrigo, palla per Pierguidi, per Pierguidi, Pierguidi in area di rigore, si gira ancora Pierguidi, però perde palla. No, però direttamente fuori, fallo la per no. Sbagliato il pallo laterale, ripartito il tranquillo. Non riusciamo a vedere. Sembra tranquillo. Riparte però perde palla, però il numero 7 del Francavilla, attenzione che riparte, però riesce Mirabet a sventare la minaccia. Palla non ci riesce, il Francavilla sembra un Francavilla. Molto di più di prende palla, rilancio lungo, Garat lotta ma perde
Lavezzi a lanciare lontano la palla, ora fallo. Esatto, abbiamo lo sguardo alla cittadina di Renata, giusto? Allora, ciao, a favore del Francavilla. Fallo, fallo, fallo dal limite dell'area, i danni di Pierpini. Per il numero 2 del Francavilla. C'è Pierquini sulla palla. Lo potete vedere qui vicino a noi. Vicino a noi Pierquini che ora si appresta a prendere la posizione. Del pubblico Granata, Puglia vicino alla palla anche, però sembra Pierguini in testa per Francavilla, nulla di fatto, ora la palla. Lancio lungo, sembra voler lanciare lungo la difesa granata per gara, che però non riesce. Puglia, colpito alla testa. Per niente, non è successo niente però per Puglia. Laterale per il Nardò, ma ora restituirà palla al Francavilla. Fuori. E Corbino a restituire palla al portiere. A battere l'uomo. Francavilla in attacco per recuperare palla il Nardò. Pierguidi, Pierguidi, attenzione per... Era calcio d'angolo a favore del Nardò, però l'arbitro non l'ha concesso, ha fatto chiaro il calcio d'angolo. C'è stata una sgroppata di 100 anni e ora ritornano nelle retrovie. Rilancio lungo del portiere del Francavilla. Per rilanciare. Batte ora. Attenzione al Francavilla. Attenzione, il tiro del Francavilla, pericolosissimo. Il Francavilla, un'occasione, un'ottima occasione per la squadra locale, fortunatamente il pallone è andato alto sulla traversa. Leo Pizzi recupera la palla e si appresta a battere lungo. Lancio di Leo Pizzi per Garat che però non riesce a prendere palla e Francavilla recupera. Lancio però è bravissimo, sembra il Rizzo, il numero 2 del Nardò, palla laterale a favore del Nardò per Garat. Garat protegge palla al limite dell'area, senza di passare la palla a qualcuno, però nessuno. Attenzione ancora il Nardò con Veron. Veron per 100 anni che lancia al centro per Garat, che però commette fallo.
calcio di punizione a favore del San Camillo. Lancia lungo il portiere del Francavilla. Pilota il centrocampo, Veron, però ora il Francavilla che ancora recupera palla, ancora Veron che tenta, lotta, senza di prendere palla. Ora il Francavilla in attacco. Francavilla in attacco, attenzione, gol del Francavilla. Francavilla in vantaggio, non abbiamo visto come è stato il gol, però il Francavilla si è portato in vantaggio. Allora deve reagire. Comunque sta giocando un'ottima partita il Nardò. Non riusciamo a capire chi ha segnato, vediamo. Sembra abbia segnato il numero 4 del Francavilla. Si riparte. Nardò in vantaggio, Francavilla 1, Nardò 0. Ora il Nardò in attacco, attenzione, fallo ai danni del numero 2 del Nardò, però non ha fischiato l'arbitro, rimessa laterale per il Nardò, però nel centro, attenzione per Mariano di Sacco, ma niente da fare. Riparte il Francavilla. Garat prende palla, attenzione, protegge palla, fallo, questo era fallo, però l'arbitro non ha fischiato, era fallo ai danni del Nardò, però l'arbitro non ha fischiato, c'era sembrato chiaro il fallo su Mariano. Parte il numero 8 del Francavilla, tanto poi c'è stato, l'arbitro aveva fischiato un calcio di punizione per il Francavilla. Rimessa laterale per il Francavilla. Batte, prende palla Mariano, però recupera di nuovo il Francavilla. Fallo per il Francavilla, già battuto, ma l'arbitro fa ribattere. Punizione per il Francavilla, battuto la difesa granata, con Corvino riesce a mettere in fallo laterale dall'altra parte. C'era ancora il Francavilla, però Leopizzi lancia l'azione del Nardò. Rilancio per Garat, che non è in fuori gioco, prende palla Garat, però viene fermato dal numero 6, Francavilla, fallo laterale a favore del Nardò. Palla Veron, lancio di Verona, lancio per Garat di petto, Puglia Garat, mischia in aria, attenzione, fuori gioco. Guardaline, fischia fuori gioco, non sappiamo in realtà se c'era o meno. Si
Camilo, ya aviso. Prende palla Puglia, Puglia lancia per Garat, Garat lotta, attenzione, prende palla Garat in area, aspetta il tiro, ma il tiro viene respinto dalla difesa. Corvino al centro in area, però la difesa del Francavilla spenta dalla mira. Verona. Però in palla per Corvino, Corvino però viene contrastato, l'arbitro non fischia e Francavilla riparte. De Toma prende palla. Ritorniamo in laterale per il Francavilla, però prende palla Leo Pizzi. E fallo laterale a favore del Nardò. Battuta Mizia quasi a centrocampo, Garat prende palla, però la difesa, il numero 5, il Francavilla, la mette nel fallo laterale. Però la difesa, attenzione, Verón, 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 il tiro, e gol, gol di Verón, gol di Verón, rete del Nardò, gol di Verón, che ci ha creduto fino alla fine, tutto il pubblico è visto, gol di Verón, gran gol di Verón. Spero che si sia visto, i posti sono in di video. Nardò che pareggia, Francavilla 1, i posti in festa. Pareggio meritatissimo per il Nardò. È stata una rete nata da una distrazione di pezzi del Francavilla. Pareggio, pareggio che ci appare meritatissimo. 1-1. Ora il Francavilla che si porta in attacco con una punizione da centrocampo, in realtà batte il numero 8, inventa, okay.
Testare lancio per... Palla. Andiamo. Siamo settimo più o meno del secondo tempo. Sezione tornò in avanti, però nulla di fatto. Lancio lungo, però prende palla Puglia che rilancia Garat, però non riesce a prendere palla e riparte Francavilla, però niente da fare, rimessa laterale a favore del Nardò, sale l'incitamento del pubblico del Migra a Rodrigo Veron che però voleva lanciare Garat, però Garat perde palla, palla centrocampo. Pablo Veron, fallo ai danni di Mariano e calcio di punizione al limite per il Nardò, occasione per il Nardò. Garat prende palla. Non sappiamo chi batte, c'è anche De Toma, selezionato a calciare. Occasione per il Nardò, occasione importantissima, sulla palla Garat. Inquadriamo la porta direttamente. Calcio di punizione sulla palla Garat. Tiro di Garat, attenzione però, respinge la difesa, ancora Garat, però la difesa del Francavilla, attenta, niente di fatto. La punizione di Garat. Non è arrivata in porto. Nardò ancora in avanti, però la difesa del Francavilla è rilancio. Palla Corvino, bel numero di Corvino che lancia al centro, però il portiere del Francavilla non ha difficoltà a parare. Rilancio del portiere del Francavilla, attenzione, palla Leo Pizzi. Rilancio di Leo Pizzi, la prende il centrocampo del Francavilla, attenzione però è Puglia, Puglia recupera palla.
recupera palla Puglia, lancia al centro, attenzione il Nordover di nuovo per Pablo Veron che si era sganciato ed era andato in aria, calcio d'angolo a favore del Nardò. Attenzione, batte Veron, però brutta palla di Veron. Riparte Francavilla, attenzione, no, però ancora il Nardò, però niente di fatto, stava rientrando Veron dal fuori gioco. C'è un cambio nel frattempo. Cambio per il Francavilla, non riusciamo a capire chi esce. Doppio cambio per il Francavilla. Fallo laterale per il Francavilla dal limite della propria area di rigore. Fallo. Che calcio di punizione per il Francavilla, che batte troppo velocemente e l'arbitro fa ripetere. Lancia lungo la testa, svetta De Toma, ancora il Francavilla però in attacco. Il Francavilla con il numero 8, presta Garat, però c'è un giocatore del Francavilla a terra, è il numero 6, mette la palla fuori, tanto si rialza il giocatore del Francavilla. Palla laterale del Nardò che però dovrà restituire palla alla squadra locale, infatti così è Puglia lancia lungo e restituisce palla al numero 5, il Francavilla che riparte, palla al 17, di nuovo il 17, lancio lungo, non riusciamo, palla laterale a favore del Nardò. Lancio per Garas che però non riesce a prendere palla, la difesa del Francavilla allontana, ancora è il Nardò, però ancora Francavilla recupera palla. 16 però niente di fatto, palla a fondo campo per Leone. Per la testa di Puglia che gara per proteggere Corvino, ancora Corvino, scambio, bello scambio al Nardò, Corvino. Rilancio che si appresta a battere il portiere del Francavilla. Lancio, recupera palla, facile Nardò per il Francavilla. Prende la dribbling di Garat, attenzione, attenzione, fallo ai danni di Garat, però la non ammonisce il Francavilla, ha
vale, l'intervento del pubblico. Puglia, però anche Garat. Attenzione. Garat, tiro direttamente forte, niente di niente. E ancora però c'è l'angolo per il narrativo. Vale, Mirabet in area, attenzione con le adorte, Nardò. Tiro De Toma, con le teste di De Toma, no, facile per il portiere del Francavilla. Manovra a centrocampo, lancia lungo, però Toma prende palla, sforbiciata di Corvino per gara, l'attaccante Granate, fallo laterale a favore. Arbitro fischia un fallo di Puglia a centrocampo. Ora è Francavilla, rimette Francavilla. Campo alla meglio Francavilla, lancio lungo, attenzione Francavilla, però Veron lancia di nuovo lungo, attenzione Francavilla ora in attacco. Francavilla, pericoloso. Punizione a favore di Francavilla dal limite dell'area. Batte alto, alto sulla traversa. Niente, niente di fatto. Fortunatamente questo calcio di punizione è Francavilla. Testo oltre la porta di Leone. Che va a... lancio di Leopizzi per
da Vergara, al Vergarat, che ha tentato di lanciare Garat, però niente di fatto. Rimettere al fondo per un Francavilla. Rilancio per portare al Francavilla. Recupera la difesa granata. L'arbitro Garat lotta, non riesce a prendere palla, il numero 6 per Francavilla. Ora passa al numero 16, azione del Francavilla, però recupera la difesa del Nardò, rilancio per Garat, Garat, Puglia, Puglia di nuovo Garat, aspettare Veron, Veron, tiro di Veron, ecco! Gol! Gol di Veron, gran gol, carta del vantaggio, gol, gol, gran tiro di Veron, Nardò in vantaggio, Francavilla 1, Nardò 2, tifosi in Vitipiglio. Manca, siamo più o meno al 40° del secondo tempo, Nardò in vantaggio. Dopo il gol del Francavilla, Nardò è riuscito a ribaltare il risultato. Ora il Francavilla in attacco. Attenzione, Francavilla in avanti, esce Leopizzi. No, riesce la difesa granata, mi era sembrato Leopizzi fosse uscito, in realtà non era così. Cioè, mi sembra un cambio? No. Niente, rimessa laterale per il Francavilla. Spazza la difesa granata. Garat prende palla, rimessa laterale, per il Francavilla che riparte, fallo a favore del Francavilla, calcio di punizione a favore del Francavilla. Francavilla, attenzione, in avanti, attenzione, Francavilla, Leopizzi non esce, ancora il Francavilla per lotta, Mirabet è sembrato, Francavilla ancora in avanti, manovra, Sporting del Francavilla, attenzione. Recupera però molto bene la difesa granata, rimessa dal fondo a favore del Nardò, siamo giusti
al 45esimo, ormai siamo quasi all'isoccioli. Il Nardò in vantaggio per 2-1. Lotta Garat sulla palla, fallo ai danni di Garat, però l'arbitro non fischia. Riparte il Francavilla, lotta. Nardò soffre in questi ultimi minuti, stringe i denti per portare a casa questo risultato che sarebbe importantissimo. La rilancerebbe da sola al vertice della classifica di Serie D. Palla a Leo Pizzi, lancio di Leo Pizzi per Garat. Fallo fischiato a favore del Francavilla che riparte subito. Sezione numero 8, Francavilla. Palla Francavilla in attacco, attenzione, fuori, la difesa del Nardò riesce a ribattere, però l'arbitro non pizza fallo. Lancio del numero 6, attenzione, Francavilla fuori, però fuori, e lancio numero 6, ancora il Francavilla. La difesa granata rilancia rispetto alla minaccia. I tifosi chiedono la fine. Attenzione, l'arbitro guarda l'orologio. Però ancora non fischia. Attenzione a Francavilla, però niente, le opinioni si prendono in palla. Rilancia il Nardò, vince meritatamente per 2-1 e si porta in testa da solo. Francavilla 1, Nardò 2 e la capolista se ne va. Spero che il segnale vi sia giunto forte e chiaro qui da Francavilla. Purtroppo abbiamo fatto uno streaming in condizioni non ottimali. Festeggiano i giocatori del Nardò al centrocampo. Vi aspettiamo, terzo tempo. Saluto con il Nardò da solo in testa con 28 punti, vince anche qui a Francavilla per 2-1 e si lancia per essere una candidata, una serie protagonista di questo campionato. Ora i tifosi allora chiamano i giocatori che si avvicinano, tuffo dei giocatori del Nardò. Tutti grandi. Speriamo che questo giocattolo non venga rotto da nessuno. Noi vogliamo continuare a sognare e i tifosi vogliono continuare a sognare.
salutiamo con queste immagini. Ci rivediamo. A tutti.